Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Stardeus, un gioco che non ha ancora un prezzo su Steam perché è stato finito di finanziare nel settembre di quest'anno e ora sono in una versione di Closed Alpha, non ancora accessibile, non è ancora in vendita. Io immagino, spero, presumo che possa uscire nel prossimo futuro. E intanto mi scuso per i disturbi che ho al microfono, come avete sentito da poco, ma non riesco a risolvere, non riesco a capire che cosa può essere. Comunque, va e viene. È un gioco che, come potete vedere, non è in italiano, è un gioco che arriverà magari anche in italiano, chi lo sa, sicuramente ha il contributo, quindi potete contribuire anche voi accedendo cliccando qui al sito e andando ad aiutare a tradurre. È una traduzione basata sulla community. Ci sono un sacco di cose da poter selezionare, tra cui anche la risoluzione, il full screen, insomma, è un bel gestionale. Tra l'altro, poi ve lo mostro dopo, tutte le novità, anzi, ve le faccio vedere immediatamente. Come potete vedere, adesso scorro abbastanza velocemente nella pagina. Come dicevo, qui lo stanno aggiornando, ci sono tutti gli aggiornamenti che hanno fatto. Questo è un aggiornamento di ottobre. Guardate, anche solo noi amministreremo una base, una stazione spaziale in grado di viaggiare, quindi una sorta di enorme astronave, e nel corso del tempo hanno sviluppato anche il sistema di economia, la valuta in gioco da poter spendere nei commercianti, appunto i mercanti, il commercio, l'evoluzione dei prezzi, lo stock market, la possibilità di spegnere incendi, il micromanagement di tutti i lavoratori, il sistema di aggiornamenti, la riallocazione degli oggetti, appunto la traduzione, le spedizioni. Cioè, è un gioco che è già in sviluppo da un po' ed è stato ampiamente già rivisto, quindi per dire che il gioco è fortemente sostenuto dagli sviluppatori. Ma torniamo al gioco, lo andiamo a cominciare, lo proviamo insieme. Ci sono diversi scenari, ma il gioco ci consiglia di iniziare con Wrecked, che comprende anche il tutorial. Il generatore di storia è bilanciato, praticamente random, non story, adesso facciamo tutto bilanciato. Ship name The Great Skylab, no, facciamo The Orbital Workshop, Orbital Indie, chiamiamo così. Dimensione della mappa, dimensione della nave, io direi che possiamo anche accettare e iniziare. La Terra è perita, i sopravvissuti stanno viaggiando l'universo alla ricerca di una nuova casa. Tu sei ibernato nella Orbital Indie, una nave Ark equipaggiata con una IA avanzata che sveglierà i coloni dopo che la base sarà stabilita su un pianeta abitabile. Basta uploading neural network, ok, via. Benvenuto colono, sono Ship OS, un'intelligenza artificiale che controlla la nave. C'è stata una catastrofica, diciamo tragedia insomma, che ha triggerato un upload di coscienza umana. Ok, sei stato selezionato come il più compatibile sopravvissuto. Mi dispiace per l'inconveniente. In sintesi, siamo stati svegliati. Vabbè, questo è il computer che osta le nostre connessioni neurali. Prova a mantenere questo device a ogni costo. E qua parla delle leggi della senza violare, senza che violi la prima legge di Asimov. Un robot non può fare male a un umano o attraverso qualcos'altro può permettere che un umano si faccia del male. Quindi se gli dici, secondo la teoria di Asimov, le leggi di Asimov, se tu dici a un robot fai male a un umano, il robot non lo farà. Al tempo stesso, se il robot non ha un ordine ma sta crollando un soffitto, metterà al sicuro l'umano. Questa in sintesi è la prima legge di Asimov. Ci sono 697 sopravvissuti ibernati nella Stasis Array, ma il supporto vitale diventerebbe instabile. Ok, in pratica è una tragedia se dobbiamo costruire tutto intorno. Ok, se costruiamo un bridge control e acceleratori, quindi propulsori, potremmo viaggiare al più vicino pianeta e usare questo shuttle per minare, per spedizioni minerarie, insomma. Dovrebbe permetterci di stabilire una catena di produzione
e produrre appunto i materiali essenziali per ricostruire questa, la nostra nave. Allora, vuoi, sì, vuoi essere guidato? Ok, per farlo più semplice per te, farò delle video guide. Puoi cliccare e trascinare questo dialogo intorno. Ok, ti chiederà circa 15 minuti. Perfetto, usa WSD e il tasto del centrale del mouse per muoverti. Perfetto, usa Page Up o Page Down o la rotellina per muoverti. Perfetto. Puoi aumentare il tempo con questo, ok, perfetto, oppure 1, 2, 3. Sotto il controllo del tempo troverai dei bottoni per vedere gli overlay che mostrano interessanti informazioni sullo stato della nave. Passa da uno all'altro, on off di uno e dell'altro, quindi griglia energetica, sì o no. Questo non so cosa sia, inventario di tutto quello che possediamo, la temperatura. Cioè è un Oxygen Not Included misto a Rimworld. Ok, questo è, non so cosa sia, l'Oxygen, no, l'Oxygen che non è incluso. L'Insulation, quindi l'esposizione ai raggi solari. Heightiness, non so cosa sia. Knobbings. Questo è interessante. E le cose conosciute, tasca disponibili, le stanze, abbiamo le sezioni, abbiamo la difficoltà di camminata, quindi ci mostra dove sono più le aree più difficoltose da raggiungere. Va bene, dall'F1 all'F10 possiamo selezionare uno di questi, anche il wallet, l'economia e ricerca. Ah, dobbiamo proprio ricercare l'economia per poter sviluppare una valuta e quindi commerciare. Sotto l'overlay control troverai una lista di notifiche, te ne manderò una per quando sei pronto. Ok, ecco qua. All to close. Ok, la tengo premuto e la chiudo. Quando un evento è attivato da qualche oggetto, clicca sull'icona per evidenziare l'oggetto. Quindi click the icon, clicco lì e mi porta lì. Ok, perfetto. L'oggetto selezionato ha una linea verde. Ok, ci dice che qua c'è una batteria di 10 kW. Usa invio o clic per selezionare la ship computer. Se puoi provare, premi C. Ok. Ah, ok. Se c'è più di un oggetto nello stesso posto, clicca più volte per selezionare l'oggetto che ti interessa. Clicca il computer della nave per selezionare ok e cliccalo di nuovo per selezionare il ok il pavimento sotto di esso. Clicca la ship computer ancora una volta per selezionarlo. Ok, clicca il pannello research. No, research. Ok, figo. Le ricerche da fare sono buone, parecchie, insomma, ogni tecnologia ha il suo tempo, energia, memoria e storage richiesti. Ah, anche a livello di. Ci chiede spazio su hard disk in pratica. Ogni tecnologia, ok. Passa sull'icona per vedere i dettagli. Inizia la energy research. Quindi dov'è la energy research? Allora, proviamo a vedere. Energy Research. Meglio che non si chiami Energy, eccola qua. L'economy anche. Ci chiede 0 kW, 1 di tempo, Start Research. Ok. Ok. Vettore cerca nuove tecnologie. Si riempirà la barra eventualmente. Dovrai aggiungere nuove parti di memoria e di moduli di dischi per tenere le ricerche. Ora premi backspace o il tasto destro per chiudere il pannello di ricerca. Fantastico, mi intriga tantissimo sto gioco. Abbiamo bisogno di materiali grezzi per la costruzione e produzione di elettricità. Seleziona un muro vicino o il pavimento, trascinandolo, e clicca con il destro per aprire il menu contestuale. Clicca the construction button. Cioè, ho capito, ma devo distruggere un muro così? Vabbè. Order the construction. Backspace.
X. Ok, stanno smontando i nostri robottini. Cioè, possiamo dargli trascinando un ordine maggiore di decostruzione? Ah, ok. Build. Deconstruct. Ok, con... ok, Deconstruction Tool tira un 3x3 di decostruzione, quindi io faccio 3x3 e distruggo. Ok. Perfetto. È importante riparare ogni area danneggiata che... sarà usata. Non sarà in grado di usare device danneggiati o okay, oggetti costruiti su pavimenti danneggiati. Ok, clicca su Repair Tool per fare alcune riparazioni. Io non capisco. No, 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 stop, 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 stop. Ok, Repair. Devo riparare quello che abbiamo distrutto in pratica. Questo. Sì, devo riparare quello che è stato selezionato, quindi questi due qui, questi due, questo, 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 questi qui e questi qua e questo. Ok, abbiamo quelle istruzioni lì. E adesso, vabbè, magari riusciremo poi a costruire dell'altro. Qua abbiamo un sacco di roba e qua, vabbè, sono tutti qua. Stivati all'interno nella cryo stasis array. Ma stasis array mi fa pensare a qualcosa di salvato a livello di coscienza, ma non di corpo. Vabbè, comunque acceleriamo un pochino il tempo così andiamo a vedere come riparano. Aspetta che l'energy research si completi, vai avanti veloce. La ricerca non sarà messa in pausa. Ah no, la ricerca non avanza quando sei in pausa, ma mi sembra una cosa più che ovvia. Comunque stiamo riparando. Energy research è completata. Spazio per mettere in pausa, come in ogni gioco di questo tipo. La ricerca è completa, abbiamo installato nuove ricette. Costruisci un reattore di materia capace di produrre energia. Quindi, ok, non seleziono niente, clicco no, 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 non voglio selezionare niente. Clicco qui, costruisci, build, device, structure, device. Charge station per caricare i robottini. Questo è il connector, questo è il matter reactor. Vai sul pavimento non danneggiato e costruisci. No, tra l'altro, tipo questo. No, no, è completamente diverso. Dai, comunque lo piazziamo qua, dai. Clicca col destro, aspetta la costruzione. Tanto acceleriamo sempre. Ah, vanno a recuperarsi anche le cose nello spazio. È figo questo gioco comunque. Spero esca presto perché comunque almeno uscirà in Early Access, ma giochi come questo, come già detto, ci stanno degli anni in Early Access perché comunque lo vanno a potenziare ogni volta, a migliorare, insomma. Va bene. Il reattore di materia è costruito, ma abbiamo bisogno di collegarlo sulla nostra griglia. Costruisci un connector. So già come si fa. Connector. Mi puoi dire dov'è? Dove metterlo? No. Vabbè, lo mettiamo qui che mi potenzia tutto, dai. Così al centro. Vai. Mi chiede steel plate 5, copper plate 1, glass 2. Abbiamo un po' di roba, ci ha fatto demolire la parete apposta, poi ricostruiremo il pavimento perché... Tanto stanno saldando, sono tutti i robottini uguali, sì, tranne questo, che è un robottino. Ci sono un sacco di cose, tipo le skill del robottino, possiamo spegnere i vari sistemi o dare la priorità allo spegnimento del fuoco, piuttosto che la costruzione il trasporto di merci, insomma, un po' come succede su Oxygen Not Included. Però non posso dire che sia un Oxygen Not Included nello spazio, perché anche quello è nello spazio, quindi lo chiamerei più un Rimworld nello spazio questo gioco. Aspetta che... ok.
Impariamo alcuni importanti fatti sull'elettricità, sulle griglie di elettricità. Distribuisce potenza e provvede alle connessioni dati. Puoi solo controllare l'equipaggiamento che è connesso al ship computer grid. Seleziona ship computer to continue. Poi clicca l'energy node. Ah, ok. Ti mostra i connettori. Clicca connetti. Ok, questo sta di già visto. Ok, l'ha connesso, un po' come succedeva in quell'altro gioco di cui non ricordo mai il nome. Se connetti qualcosa mentre il tempo è in pausa. Ok, avrei bisogno di togliere la pausa. Ok. Collegato. Se il chip computer o il connector è selezionato, vedrai le connessioni che hai creato. Quando tu selezioni ogni device elettrico, la sua connessione sarà visibile. Seleziona connector per continuare. Fino a 8 cose, ok. Ok. Per vedere i device vicino, clicca Manage Connection. Ok. Ah, ok. Posso fare l'autoconnect e collegarmi a tutte le cose interessanti vicino. Oppure selezionare io. Faccio auto. Ah, stiamo alimentando tutto. No, no, non voglio skippare il tutorial. Ora clicca col destro per deselezionare e abilita l'Energy Electricity Grid e ci mostra la griglia energetica. Ok, fatto. Puoi usare l'Electricity Grid Overlay per trovare i dispositivi disconnessi, vedere il flusso di energia e l'ammontare di produzione e consumo. Puoi accendere e spegnere con questo, col tasto destro oppure cliccando lì. Bene, per iniziare a produrre elettricità, il reattore deve essere configurato per bruciare un tipo di materiale grezzo. Seleziona il reattore e clicca l'icona che dice carburante non configurato. Fuel. Ok, non configurato. Facciamo steel plate. Dobbiamo buttare proprio via lo steel plate. Vabbè. Vai. Quindi iniziano a portargli delle barre varie. Aspettando che i lavoratori riforniscano il reattore, dovrebbe essere pieno, recuperandolo dalle zone. Ok, il reattore è stato rifornito e ora produce elettricità. Vediamo se ci fa vedere la produzione. 10 kW e mezzo. Ok, bene. I tuoi lavoratori hanno bisogno di energia. Usa il Quick Search per trovare la Charge Station Blueprint. Premi Tab o. Aspettate, che provo a vedere se. Ah, ok. Ah, posso cliccare e cercare così. Ok. Va bene, la posizioniamo qua che è la postazione di ricarica. Ok, così qua si ricaricano un po' come i robottini domotici. Adesso. Vediamo, clicco qui. Ah no, ma me l'ha già collegato. Usa. Ok, il connector non ha alcuno slot rimanente. Disconnetti qualcosa. Ah, ok, devo disconnetterne uno. Allora, non so, battery. La battery non la disconnetto, però potrei disconnettere. Cavoli, ho 8 dispositivi connessi. Se disconnetto questo. Manage connection. Reinforce the flow, ne disconnetto uno e poi riconnetto l'altro. Almeno. Vediamo, si chiama charge station. Ok, collegata. Messa in carica anche quella adesso. Sì, sto agendo un po' di testa mia adesso. Ok. Buona fortuna. Ok, il tutorial ci ha mollato e abbiamo iniziato la creazione del nostro primo insediamento. Ah no, non ci ha mollato per un pal di balle perché costruisce un bridge così il robot può raggiungere la stasis array. Ok. Vediamo come si fa a costruire un bridge. Furniture. No. Guardate, se io faccio quella. Faccio così e faccio il bridge. No. Vabbè,
Vabbè, facciamo un pavimento, va, dai. No, 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 lascia perdere. Wall. No, non mi interessa. Fai così. Clicca. Fammi fare structure. Floors, walls, doors, floor. Floor. Lit. Cambia tantissimo il materiale. No, voglio fare ponte così. Ok, dai, costruitemi il ponte così comunichiamo con l'altra zona e aggiungiamo l'array e gli portiamo anche altre cose, tipo colleghiamo magari più ponti, più batterie, riusciamo a accumulare. Particle Connector. Sembra veramente figo, sarà comunque da riprendere questo gioco una volta che comunque uscirà magari per il pubblico, e così analizzeremo anche il prezzo. Però sembra veramente molto interessante, anche perché ci sono, pensate, un sacco di cose, tipo il punto di incendio, 291 gradi. In ogni cosa che noi clicchiamo c'è un punto di incendio. La batteria a 295, il pavimento invece prende fuoco a 797. Figo. Ok, abbiamo connesso tutto. Aggiungi lo star metal died. Ben finito il metallo. Ok. No, facciamo così. Voglio connettere. Abbiamo aggiunto questo. Disassemble. No, 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 no. Voglio fare un po' di cose. Un po' di. Andrebbe chiusa come zona. Quindi bisognerebbe. Adesso non mi dà. Missioni, quindi io voglio fare tema senza guida. Come cacchio faccio? Cos'è questo? Questo è uno shuttle. Non connesso alla griglia dell'elettricità. No research. Ok, questo l'abbiamo fatto. Tengo premuto. Wake up from stasis. Ok, connect. Allora, dobbiamo estendere la nostra elettricità per raggiungere il connector. Ok, allora facciamo un po' di operazioni di collegamento. Quindi prendiamo device, facilities, vedete che c'è la repair station e storage unit per storare, per connettere più cose. Allora, facciamo così e poi così. E così e poi la mettiamo anche qui. Poi vediamo se riusciamo a connettere questo. Vabbè, intanto lo facciamo costruire perché ovviamente non lo piazza subito, è una cosa che io gradisco sempre. Bello questo che è il pavimento di col vetro per vedere sotto. Intanto aspettiamo che costruiscano tutto i nostri robot villici. Proviamo prima a connettere questo. Il nodo non è raggiungibile. Provo a disconnettere qualcosa. Reinforced. E poi clicco qui. Dovresti costruire muri intorno allo stasis array. Sarà in grado di creare condizioni vivibili per i coloni. Ok, sì, sono d'accordo. Però non riesco a connettere. Scusate, ma questo. Io posso connetterlo a questo. Ok. Poi questo connettiti. Connetterlo a quello. Energy node. Ok. Poi Energy Node, connettilo, dov'è che è l'altro? Non l'ha ancora costruito? No, vediamo. Ah, non mi serve, mi collego qua, ok. E poi qua, connettiti allo Stasis Array. Ma dovrei prima creare delle pareti. Vabbè, intanto provo già a collegarlo. No, no, facciamo prima. Non stai avviando la ricerca, storage e memory modules per. Ok. Dust storm. Ok.
Sì, perché poi come vedrete anche dalle immagini su Steam, dai video, ci sono cadute di meteoriti, c'è un genere di cosa. Strutture, facciamo muri, quindi muri, muri, sì. Facciamo così. Vediamola così. Vediamo se riusciamo a piazzarci anche una bella porta. Non so soprattutto come funziona la porta. Mettiamo qua così. Perfetto. Ok. Lasciare la roba sul percorso, diciamo sul terreno, crea in automatico degli howling, quindi degli incarichi ai robot di metterli a posto e portarli in magazzino. Devo Stasis Array connect. Ok, abbiamo connesso lo Stasis Array. Quindi adesso siamo connessi. Cioè, hanno connesso gli umani, ma non è connessa all'electricity grid. Quindi da questo devo collegare Manage Connection Door. Perfetto, adesso è connesso. Tecnicamente no. No, ho connesso un'altra porta. Questa. Ok, adesso è chiusa. Ho connesso prima quest'altra porta qua, ma va bene. No, è morto un robottino? Boh, o era già morto, non ho visto se c'era già lì. Comunque, sta andando tutto molto male. Siamo capaci ora di produrre 15 kW, il picco di consumo eccede l'80%. Per evitare deficit dobbiamo costruire molti più dispositivi per produrre energia. Reattore di materia, solare, pannelli solari. Ok, quindi possiamo fare dell'altro, tipo device electricity, no, però possiamo andare a ricercarli, immagino, no? Wake up from stasis, no? Non lo so. Perché process, vabbè, un'altra cosa ancora. Vabbè. Quindi, vediamo un attimo se Oxygen, e no, non c'è ancora niente lì dentro. Non so che cosa abbia in mente. Comunque, non siamo messi proprio benissimo. Quindi, facciamo un'altra produzione di energia, magari. Struttura, no, device, elettricità, matter reactor. Mettiamo un altro qua, così a cazzo completamente. Research. Vediamo, abbiamo ricercato l'energia, la propulsione per muoverci, energia avanzata, abbiamo anche i pannelli solari, voglio ricercare questa ricerca qui. Richiesti 8 etabyte. Ok, quindi dobbiamo fare, espandere, diciamo, la nostra cosa, quindi device, facilities, storage unit. Mamma mia, sei grande, vabbè, tanto lo possiamo mettere anche qua, questo non credo che... Credo gli faccia bene stare nel... Comunque, anche qua produciamo energia. Vediamo un po'. Connect. No. Vabbè. Finiamo lo storage, così riusciamo ad archiviare la roba. Vediamo se riusciamo a connetterla. Vediamo da questo se riusciamo a connettere. Manage connection, c'è la disk. Disassembler, matter reactor, battery, stasis array. No, non me lo fa connettere. Ah, aspetta, finita. C'è anche layer lock. Che cacchio è layer lock? Vabbè. Connector door at... C'è un pannello solare anche. Sì, dov'è? È lì. Ah, ok. Connetti il pannello solare. E poi... Storage. Ah, cioè, lo stanno già facendo per conto loro. Quindi, tecnicamente, ora dovremmo poter fare la ricerca. Ricercare i pannelli solari. Inizia la ricerca. No. Unlocked by computing research. Ah, ok. Dove sarà computing research? Sì, ok, vai.
Si sblocca altre cose. Disk module. Ah, ok, perché noi quello che abbiamo fatto è. Pensavo fosse una disk, invece è uno storage. Proprio storage proprio per gli oggetti. Quindi qua dentro i robot vanno a buttare dentro tutto. Mentre qua invece consuma, l'array consuma 15, 5 kW. E vedete l'energia che fluisce. Anzi, cliccando qua si vede proprio dove sta andando l'energia, che velocità, proprio fighissimo come cosa. Intanto stiamo andando discretamente avanti, credo, come ricerca, quindi vedremo. Vedremo come andrà. 12%, no, dai, stiamo andando abbastanza bene. Non credo di avere altro da fare ora. Computing, vediamo, insomma, non. Ragazzi, io salvo la partita qui, attendo un vostro parere e fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Stardeus, perché è veramente interessante, andrà tenuto d'occhio, anche perché lo stanno già portando tantissimo avanti, anche se il gioco non è ancora di libero accesso per il pubblico. Però è molto importante per me sapere il vostro parere su questa nuova perla scoperta online. Fatemi sapere e alla prossima. E ciao ciao!